Dopo l'orsa danica uccisa in Trentino, un altro orso è stato trovato morto ieri, questa volta in Abruzzo, a Pettorano sul Gizio, in provincia dell'Aquila. Probabilmente è stato avvelenato. Il nostro Matteo Parlato ha intervistato sulla vicenda il vicequestore della Forestale Abruzzese. Ci segnala dalla sala operativa che c'è un orso morto nei pressi di Pettorano sul Gizio, per cui una pattuglia immediatamente si reca sul posto e constata appunto la presenza di questo animale morto e isola immediatamente l'area. A questo punto partono tutte le attività di indagine necessarie a poter definire la causa del decesso dell'animale. Indagini che prevedono appunto un esame particolareggiato dell'area territoriale e degli esami, degli accertamenti sulla carcassa dell'animale. Al momento sono in corso degli accertamenti per poter definire la causa del decesso, non possiamo escludere né l'avvelenamento né tantomeno una patologia e quindi una causa naturale di morte. Com'è la coabitazione fra umani e animali del genere e grandi carnivori? Beh, diciamo che il rapporto è un rapporto sempre di odio amore, lasciatemi passare questo termine. E qui in Abruzzo fortunatamente la popolazione è più abituata alla presenza dei grandi carnivori perché da sempre ha coabitato con questi animali. In altre regioni così non è e quindi chiaramente i conflitti tra uomo ed animale si acuiscono ancora di più.